Momenti di tensione in consiglio comunale durante l'irruzione nell'aula di Palazzo d'Accursio dei giovani che da alcuni giorni stanno occupando la struttura di via Clavatura e l'ex cinema Arcobaleno. Si cerca una mediazione con comune e questura. Sono gli stessi nomi indicati in anticipo da Antonio Amorosi, 13 vincitori dei posti di alta specializzazione nel comune di Bologna. Il sindaco Merola si difende e dice: è solo una coincidenza, la selezione ha premiato i migliori. Non ci sono nuove tasse nel bilancio di previsione 2012 della Regione, nonostante i tagli e trasferimenti, dice il presidente Vasco Errani, abbiamo salvaguardato i servizi essenziali, welfare e trasporto pubblico, l'obiettivo è puntare su crescita e lavoro. Flavio Del Bono chiede il patteggiamento per la seconda tranche dell'inchiesta Cinzia Gate che riguarda il passaggio dell'ex fidanzata dalla Regione al CUP, mantenendo l'indennità. La procura è d'accordo, l'ultima parola spetta al GIP. Bologna torna capitale del cioccolato, al via mercoledì nel centro cittadino l'edizione 2011 del Choco Show. Tante le iniziative golose dedicate soprattutto ai più piccoli, 65 le aziende provenienti da tutta Italia. Buonasera dalla redazione di ETG. Questo pomeriggio i Draghi, i ribelli, ovvero sia i ragazzi che hanno occupato l'ex mercato di mezzo di via Clavatura, hanno fatto irruzione nell'aula di Palazzo d'Accursio per chiedere al sindaco Merola di ritirare l'ordinanza di sgombero. Li ha incontrati l'assessore al welfare Amelia Frascaroli, che ha promesso loro uno spazio, a patto però che trovino un accordo con il gruppo di indignati che ha occupato l'ex cinema Arcobaleno. Allora, vediamo il punto con Giuseppe Pilloni. Sono entrati a Palazzo d'Accursio ma non sono arrivati nell'aula del Consiglio Comunale. Un cordone di vigili urbani era pronto ad impedirglielo. I Draghi Ribelli, questo è il nome che si sono dati, si sono presentati per chiedere al sindaco Merola di ritirare l'ordinanza di sgombero per l'ex mercato di mezzo di via Clavatura, occupato da loro da giovedì. Ovviamente si parla meglio senza che ci sia la polizia di mezzo, per cui chiediamo subito a Merola di ritirare l'ordinanza di sgombero. Scenda e venga a confrontarsi con noi. Noi abbiamo aperto uno spazio giovedì scorso. Ovviamente non è che ci interessa esclusivamente lo spazio fisico, ma partiamo da un punto, che noi da lì non ce ne andiamo. Ad incontrarli è stata l'assessora al welfare Amelia Frascaroli. Intanto benvenuti, grazie di essere qua, grazie anche di non aver interrotto i lavori del Consiglio Comunale. La Frascaroli ha spiegato loro: lo spazio lo stiamo cercando, abbiamo già ipotesi molto concrete, però dovete mettervi d'accordo tra di voi, parlarvi e cercare un'unità. L'ho già detto anche ai ragazzi che sono al cinema Arcobaleno, noi non possiamo dare risposte a 10.000 occupazioni diverse. Quindi troverete un posto? Lo stiamo trovando nella misura in cui riusciamo appunto a ragionare con loro anche da parte loro sul rispetto delle regole. Lei ha chiesto però che facciano, si mettano d'accordo anche con... Questo mi sembra indispensabile perché appunto non possiamo giocare su tavoli diversi, cioè è l'istituzione che a questo punto pone delle condizioni a loro. Loro giustamente hanno lanciato dei forti segnali, i segnali vengono raccolti, però come si fa lo diciamo noi. Non si possono fare occupazioni in ogni luogo della città? No. Come si fa? Bisogna che lo stile, il modo, la condivisione di uno spazio pubblico che pure viene messo a disposizione lo definiamo noi. Non possono poi essere spazi che si privatizzano in qualche modo, a cura di uno, dell'altro, dell'altro ancora. Loro hanno chiesto di ritirare lo sgombero però, l'ordinanza di sgombero. Lo sgombero ha dei tempi che bisogna che loro capiscano. Noi non l'abbiamo chiesto immediato, tant'è vero che sono ancora lì, però bisogna che sappiano che corrono dei rischi, quindi questo, cioè, non è questione che dipende dalla volontà politica, cioè, ci sono dei motivi tecnici, quindi non è che ritiriamo lo sgombero per fare piacere a loro e dargli dei tempi. Lo sgombero va fatto il più presto possibile perché ci sono dei motivi di sicurezza. Torniamo adesso alla vicenda della selezione pubblica per i posti di alta specializzazione nel comune di Bologna, che l'ex assessore alla casa Antonio Amorosi ha dichiarato essere una selezione sostanzialmente pilotata, prendendosi tra l'altro una querela da parte dell'amministrazione. Ebbene, oggi la notizia è che tutti i 13 vincitori corrispondono proprio alle previsioni di Amorosi. Vediamo. Come c'è stata una previsione a mezzo stampa che sarebbero state queste le figure, ci troviamo in una situazione di particolare delicatezza.
Così il sindaco di Bologna Virginio Merola, durante la seduta della Commissione Consiliare Affari Generali, ha comunicato pubblicamente che i vincitori della selezione per posti di alta specializzazione presso il Comune di Bologna corrispondono perfettamente ai 13 nomi previsti e pubblicati alcuni giorni fa sul sito affariitaliani.it dall'ex assessore alla casa Antonio Amorosi. Il sindaco Merola si difende e parla di una coincidenza. Tutto è a disposizione del Consiglio, dei cittadini, tutti gli atti sono pubblici, i dirigenti nella loro autonomia hanno svolto le selezioni. Queste selezioni hanno confermato che le persone che hanno già lavorato in questo comune si sono dimostrati le migliori. Quello che chiedo è di comprendere che stiamo parlando di persone e che queste persone hanno meritato, in base alle selezioni, di essere riconfermate nelle loro posizioni di alte specializzazioni. Non c'è stata nessuna interferenza politica, non ammetto perciò interferenze cosiddette giornalistiche, che non hanno nulla di giornalistico, ma sono offensive per la reputazione di questo comune. Quindi su questo agiremo, come sapete, per vie legali. Amorosi è infatti destinatario di una querela da parte del Comune. Era presente anche lui oggi alla seduta della Commissione con una telecamera per riprenderne tutte le fasi. Lapidaria la sua dichiarazione: ognuno agisce in base allo stile che ha. Io parlo coi fatti, ha scandito Amorosi. Varato oggi dalla Giunta regionale il bilancio di previsione 2012, non ci saranno nuove tasse, dice il presidente Errani, sottolineando che pur in un momento molto difficile l'obiettivo è quello di puntare sulla crescita, ma anche sul lavoro. Vediamo. Nasce il Fondo per la stabilizzazione del lavoro giovanile, risorse per lo sviluppo, lavoro e welfare la priorità. Allarme per i tagli nazionali, ma resta invariata la leva fiscale. Non ci saranno quindi nuove tasse in più. È il bilancio di previsione 2012 approvato dalla Giunta regionale, una manovra sulla quale pesano 390 milioni di tagli statali dovuti all'azzeramento dei trasferimenti. 31 milioni in meno per la cancellazione da parte dello Stato del Fondo per la non autosufficienza, il congelamento di 400 milioni conseguenza del patto di stabilità nazionale. Credito per le imprese, un nuovo fondo per la stabilizzazione del lavoro e per i giovani, la tenuta del welfare, dalla non autosufficienza ai servizi assistenziali, prima di tutto a sostegno del fondo straordinario per i comuni che vivono un momento difficilissimo, la necessità di garantire il trasporto pubblico locale. Dunque abbiamo fatto scelte selettive, tese in un momento così difficile a tenere insieme la società regionale e a dare esempi anche di efficienza ed efficacia. Per questo continueremo a ridurre i costi gestionali della regione, tutto a favore dei servizi, delle politiche di crescita, perché dobbiamo crescere per dare lavoro. Tra le manovre allo studio del governo per ripianare i conti si è parlato in questi giorni anche della possibilità di una reintroduzione dell'ICI sulla prima casa. In questo caso i cittadini bolognesi potrebbero essere tra i più penalizzati d'Italia. Secondo alcuni calcoli della UIL, tra le città capoluogo di regione, proprio a Bologna spetterebbe infatti la palma d'oro di città più cara d'Italia, con un esborso medio a famiglia di 416,8 euro contro una media nazionale di 136 euro. Subito dopo c'è Roma con quasi 408 euro, al terzo posto Firenze con 395. Ultima della graduatoria della UIL è Cagliari con una cifra di 35,5 euro. I legali dell'ex sindaco Flavio Del Bono hanno chiesto il patteggiamento anche per quanto riguarda il secondo filone d'inchiesta del cosiddetto Cinzia Gate, di cui tanto si è parlato, quello relativo per intenderci al mantenimento del bonus da 800 euro nella busta paga dell'ex fidanzata dopo il passaggio di quest'ultima dalla regione al CUP. L'accusa è di concorso esterno in abuso d'ufficio e la difesa adesso chiede una pena di 1 mese e 10 giorni. Il servizio.
L'ex sindaco di Bologna Flavio Del Bono ha chiesto di patteggiare anche per il secondo reato per cui fu accusato dalla Procura di Bologna nell'ambito del Cinzia Gate. Si tratta di quel concorso esterno in abuso d'ufficio che gli fu contestato per aver fatto mantenere, in concorso con altri, un bonus da 800 euro mensili alla ex fidanzata Cinzia Cracchi anche dopo il trasferimento della donna dalla regione al CUP. Per questo reato il patteggiamento richiesto dagli avvocati di Del Bono alla procura è di 1 mese e 10 giorni. Già nello scorso febbraio Del Bono patteggiò 1 anno, 7 mesi e 10 giorni per i reati di truffa aggravata, peculato, intralcio alla giustizia e induzione a false dichiarazioni al pubblico ministero in relazione ai viaggi effettuati con la Cracchi a spese della regione Emilia-Romagna. La richiesta dei legali di Del Bono è di sommare la nuova pena alla precedente, considerato il secondo reato in continuazione con gli altri. L'ammontare passerebbe così a 1 anno, 8 mesi e 20 giorni. La titolare dell'indagine, Morena Plazzi, ha dato parere favorevole e l'accordo tra difesa e pubblico ministero è già sul tavolo del GUP Bruno Perla per la decisione definitiva. Nella vicenda del bonus da 800 euro sono coinvolti anche il direttore del CUP Mauro Moruzzi, l'ex direttore del personale della regione Emilia-Romagna Gaudenzio Garavini e un funzionario della regione. Il nodo di energia e la questione ambientale nel nostro territorio. Questo è il tema della tavola rotonda che si svolgerà a Palazzo Malvezzi questa sera, promosso da Futuro e Libertà. Andiamo a sentire allora l'intervista di Giuseppe Pilloni al deputato di Futuro e Libertà, Enzo Raisi. Onorevole Raisi, questa sera farete un convegno sull'energia, ci può spiegare meglio? Ma Futuro Libertà questa sera affronta il problema dell'energia e dell'ambiente, perché crediamo che il centrodestra su queste tematiche sia sempre stato un po' reticente, abbia poco affrontato il problema, che invece è uno dei temi grandi della anche scommessa delle amministrazioni locali. Noi crediamo che ad esempio sul tema dell'ambiente non si possono prendere sempre provvedimenti in emergenza, come questa storia delle chiusure anche sotto Natale del centro piuttosto che le pedonalizzazioni. Questi possono essere atti che fanno parte però di un processo molto più complesso, che è quello di un risparmio energetico, che è quello di affrontare veramente laddove c'è l'inquinamento finalmente in modo strutturale il problema dell'ambiente. Per cui questa sera è una sfida che lanciamo alla sinistra, fra l'altro sarà presente anche il sindaco del PD di Sasso Marconi, con il quale ci confronteremo proprio su un'idea di ambientalismo moderno e un ambientalismo appunto capace anche di dare risposte e non solamente dei no. Quindi secondo lei sbaglia Merola in questa politica della pedonalizzazione in centro? Ma guardi, questa polemica va avanti da 20 anni in questa città e ancora non abbiamo risolto il problema dell'ambiente, ma l'inquinamento si è alzato nonostante tutti i provvedimenti anche restrittivi presi. Questo significa che il tema è molto più complesso, va affrontato in modo molto più attento su quelle che sono le vere fonti di inquinamento in questa città, penso al riscaldamento, penso al trasporto pubblico, penso ad esempio al trasporto merci. Allora, o pensiamo finalmente di cambiare anche certi modelli di vita, oppure tutte queste prescrizioni in negativo, quindi divieti nei confronti dei cittadini, sono vessatorie sia verso i cittadini sia soprattutto verso i commercianti, che è una categoria che sta soffrendo pesantemente per la crisi economica. Adesso passiamo dalla politica alla cronaca, perché un arsenale di armi rubate è stato trovato dai carabinieri in un casolare di Malalbergo. Il sequestro è avvenuto durante i controlli del fine settimana, che tra l'altro hanno portato anche a diversi arresti e denunce. Federico Balletti. 6 denunce per guida in stato di ebbrezza, 2 arresti per droga e per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio dei controlli fatti in città e in provincia nel fine settimana dai carabinieri di Bologna, che hanno anche sequestrato un vero e proprio arsenale di fucili da caccia, quasi certamente bottino di un furto in qualche abitazione. Le manette sono scattate per uno spacciatore nigeriano di 19 anni, sorpreso a vendere hashish sabato notte davanti a una discoteca in zona Fiera, e poi per un 40enne ferrarese che durante un controllo ha perso le staffe al punto da sferrare un pugno in faccia a un carabiniere finito all'ospedale con 7 giorni di prognosi. I posti di blocco, che hanno interessato soprattutto le strade della provincia, hanno fatto finire nei guai 6 automobilisti ubriachi. Oltre alla denuncia, a tutti è stata anche ritirata la patente. Infine le armi. I 6 fucili con le relative munizioni sono stati trovati in un casolare a Malalbergo, insieme a televisori, navigatori satellitari, telefonini, attrezzi da cantiere. Tutta la refurtiva è stata sequestrata. Ora i militari segnalano a chi ha subito furti la possibilità di vedere le foto degli oggetti sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri.
Ci sono buone notizie per lo scalo bolognese che dopo un periodo di forte crescita vede confermati i risultati per quanto riguarda il traffico passeggeri, addirittura con qualche incremento. Andiamo a vedere. L'aeroporto Marconi di Bologna viaggia su numeri positivi, addirittura di incremento, un incremento che in ottobre ha raggiunto il più 0,7% sullo stesso mese del 2010. Andando nel dettaglio, i passeggeri sui voli nazionali sono aumentati dell'8%, mentre quelli su voli internazionali, pur con un lieve calo rispetto all'ottobre dello scorso anno, rappresentano circa il 70% del totale passeggeri. Forte crescita per i viaggiatori su voli low cost, pari a 217.722. Viceversa, continua la flessione dei passeggeri sui voli charter, che si abbassano a 27.487, una diminuzione dovuta alle difficoltà di alcune destinazioni, come l'Egitto. In lieve calo anche i passeggeri sui voli di linea dopo le cancellazioni della compagnia Meridiana su Catania e Palermo. Continua intanto l'aumento delle merci trasportate. Facendo una stima complessiva, nei primi 10 mesi di quest'anno i passeggeri in totale hanno superato il tetto dei 5 milioni, con una crescita dell'8,8% sullo stesso periodo del 2010, mentre i movimenti sono risultati stabili, con un aumento dello 0,7%. La cittadinanza onoraria Cristina Magrini spacca la maggioranza di centrosinistra in comune a Bologna. La richiesta giunta a Palazzo d'Accursio dal gruppo di genitori che seguono la vicenda della donna in stato vegetativo da 30 anni è stata raccolta dal PDL, ma anche da Lega Nord, Movimento 5 Stelle e IDV. Il PD invece ha presentato un ordine del giorno alternativo che prevede di dedicare una seduta straordinaria del Consiglio alle testimonianze di Romano Magrini, il padre della donna nominato Cavaliere della Repubblica pochi giorni fa da Giorgio Napolitano, ed altri che vivano personalmente l'esperienza del prendersi cura delle persone in situazione di fragilità estrema. Ci fermiamo, arriva la pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in studio con ETG, prima di proseguire andiamo a rivedere gli argomenti principali di questa lunga giornata. Momenti di tensione in Consiglio Comunale durante l'irruzione nell'aula di Palazzo d'Accursio dei giovani che da alcuni giorni stanno occupando la struttura di via Clavatura e l'ex cinema Arcobaleno. Si cerca una mediazione con Comune e Questura. Sono gli stessi nomi indicati in anticipo da Antonio Amorosi, 13 vincitori dei posti di alta specializzazione nel comune di Bologna. Il sindaco Merola si difende e dice è solo una coincidenza, la selezione ha premiato i migliori. Non ci sono nuove tasse nel bilancio di previsione 2012 della regione, nonostante i tagli ai trasferimenti, dice il presidente Vasco Errani, abbiamo salvaguardato i servizi essenziali, welfare e trasporto pubblico. L'obiettivo è puntare su crescita e lavoro. Flavio Del Bono chiede il patteggiamento per la seconda tranche dell'inchiesta Cinzia Gate che riguarda il passaggio dell'ex fidanzata dalla regione al CUP mantenendo l'indennità. La procura è d'accordo, l'ultima parola adesso spetta al GIP. Bologna torna capitale del cioccolato al via mercoledì nel centro cittadino l'edizione 2011 del Choco Show. Tante le iniziative golose dedicate soprattutto ai più piccoli, 65 le aziende provenienti da tutta Italia. E torniamo a parlare proprio di quest'ultimo titolo, ovvero sia il Choco Show che sarà a Bologna da mercoledì fino a domenica. Dunque naturalmente è la 7ª edizione di questa rassegna dedicata ai più golosi e tantissime le iniziative anche per i più piccoli. Qualche anticipazione con Simona Iannessa. Cioccolato, praline, bonbon e peccati di gola, ma anche libri, laboratori artigianali ed iniziative per i più piccoli. In una parola Choco Show, 7ª edizione, di scena sotto le due torri da mercoledì 16 novembre fino a domenica. 65 le aziende presenti alla kermesse più dolce, tante provenienti dalla nostra regione, ma molte anche dal Piemonte, la Valle d'Aosta, la Toscana e la Sicilia. 200.000 i visitatori attesi per quest'anno, i 12.500 contatti già registrati su Facebook promettono bene, più di 300.000 quintali di cioccolato in degustazione. Questi i numeri più le iniziative di contorno che animeranno la nostra città che in quei giorni diventerà per eccellenza la capitale del cioccolato con stand, laboratori artigianali, scuole di cucina e idee per i bambini tra letture animate ed attività per educare ad una sana alimentazione. Protagonista la libreria del cioccolato con una ricca proposta di oltre 300 titoli, ricette e romanzi dedicati al cacao e ai suoi pregevolissimi derivati. Tra le curiosità anche la visita a spettacolo al campanile di San Petronio e la storia del cioccolatino più innamorato.
Quest'anno con una manifestazione che sarà ancora potenziata con tantissime iniziative, non soltanto in piazza e nelle vie del centro legate alla vendita al cioccolato, ma anche con altre iniziative di tipo ricreativo, culturale, rivolte ai bambini, ristorazione di qualità, l'entrata, il tentativo di entrare nel Guinness dei primati con la più grande tavoletta di cioccolata nel mondo, ci sarà una grandissima visibilità, noi pensiamo di sorpassare quota 200.000 visitatori, cioè tanta gente nel nostro centro storico, tanta visibilità per Bologna. Lei ha definito questo lavoro della tavoletta più lunga del mondo come una sorta di monolocale di cioccolata. Sì, perché sono circa 31 metri quadrati di cioccolata e devo dire appunto di cioccolata di altissima qualità, perché rispetto a quelli che sono normalmente i Guinness da battere, la maggiore attenzione è data proprio dalla misura. Ci fermiamo ancora a uno stacco pubblicitario. Di nuovo in studio, c'è solo il tempo per i saluti, siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Grazie per averci seguito anche questa sera. Arrivederci.